Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante, ovvero della bozza del DPCM 60 e anche dell'articolo 20 per quanto riguarda il decreto legge PA bis relativo al concorso ordinario futuro. Quindi parliamo ancora di scuola e di formazione docenti. Innanzitutto mettiamo un po' d'ordine a quanto avevamo già detto in una video lezione sulla formazione degli insegnanti, in cui avevo spiegato come diventare insegnante. Bene, in realtà oggi il percorso sta molto cambiando. Come diventare dunque insegnante dal 2023 in poi? Parliamo di un percorso universitario abilitante di formazione con una prova finale di 60 CFU. Poi vedremo bene le eccezioni del periodo transitorio. Un concorso pubblico e un periodo di prova di un anno con test finale e valutazione conclusiva. Vediamo ora quindi con ordine il percorso di formazione. Ho cercato di inserirvi anche tutti i riferimenti legislativi, sia alla bozza del DPCM 60 e poi al decreto legge della pubblica amministrazione. Vediamo qui l'articolo 12, ci parla quindi di questo percorso universitario di 60 CFU, il quale prevederà un costo di 2.500 euro di iscrizione, come vedete dall'articolo 12, di costi massimi, quindi al massimo 2.500 euro. Il costo sarà invece al massimo pari a 2.000 euro per quanto riguarda, per esempio, gli insegnanti già abilitati, i vincitori di concorso e anche gli studenti iscritti contemporaneamente a un corso di laurea magistrale. Quindi questo per quanto riguarda il costo. Vediamo anche altri percorsi durante il regime transitorio. Quello che vuole, diciamo, il governo sarebbe arrivare a questo percorso di 60 CFU. Tuttavia, ci dovrà per forza essere un regime transitorio per tutti quegli insegnanti che hanno conseguito i 24 crediti formativi, i famosi 24 CFU, coloro che li hanno conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Si parla di due percorsi, un percorso di 30 CFU rivolto ai vincitori di concorso, che quindi dovranno integrare dei CFU, e un percorso di 36 CFU rivolto invece ai docenti, come dicevo, che entro il 31 dicembre 2024 hanno potuto superare il concorso, che hanno quindi la laurea e anche i 24 CFU, 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre. Per gli anni accademici 2023-2024, 2024-2025, i percorsi di formazione iniziale potranno svolgersi in modalità telematica fino al 50% del totale, ad esclusione però delle attività di tirocinio e di laboratorio che vedremo poi. E per i docenti già in possesso di un'abilitazione? Ci sarà un percorso di 30 CFU rivolto ai docenti già abilitati che però desiderano conseguire un'altra abilitazione. Non ci saranno restrizioni sul numero dei possibili abilitati, cosa che invece si era pensata fino a pochi giorni fa, e i corsi potranno essere erogati in modalità online. Il costo dovrebbe essere di 2.000 euro. Per quanto riguarda questo percorso universitario dei 60 CFU, quindi la bozza naturalmente del DPCM 60, abbiamo questi CFU che spaziano dall'area pedagogica al tirocinio, che dovrà essere diretto e indiretto, alla formazione in vari aspetti sociologici, psicologici, antropologici, di legislazione e di didattica. Faccio notare questi tre CFU di legislazione quando la legislazione veramente sarebbe molto importante. La didattica naturalmente si intende disciplinare. Alcuni CFU potranno essere riconosciuti, per esempio i 24 CFU o CFU universitari coerenti con l'offerta formativa, ma questo si vedrà poi in futuro.
Vediamo però la prova finale al termine di questo percorso di 60 CFU, perché dopo aver conseguito e concluso il percorso si potrà accedere al concorso. La prova finale del percorso universitario, siamo all'articolo 9, consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, quindi abbiamo di fatto due prove. La prova scritta è una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto, obbligatorio. La prova è finalizzata anche ad accertare le competenze nelle varie attività e anche nell'ambito disciplinare. Poi ci sarà una lezione simulata di al massimo 45 minuti, quindi con progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa. Attenzione, la prova finale del percorso universitario e accademico, e questo lo leggiamo nel decreto della pubblica amministrazione, la prova finale del percorso universitario e accademico potrà essere sostenuta per non più di 2 volte. Il secondo mancato superamento dalla prova finale determina anche la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. Vediamo ora quindi il concorso. Requisiti per partecipare al concorso saranno il titolo di studio più i CFU richiesti per accedere alla determinata classe di concorso e poi alcuni pacchetti di CFU, però in una forma anche transitoria, per esempio i 24 CFU saranno requisito fino al 31 dicembre 2024. Come lo saranno i 30 CFU del percorso universitario, sempre entro la stessa data. Poi però il requisito dovrebbe essere soltanto i 60 CFU conseguiti tramite il percorso universitario. Inoltre abbiamo anche le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, di cui una specifica, quindi sulla classe di concorso, in cui volete abilitarvi. Come sarà quindi il prossimo concorso ordinario? Questo lo leggiamo, come vi dicevo, dal decreto legge Pubblica Amministrazione bis, il quale ci porta delle disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratore dei concorsi PNRR. Vi ho sottolineato qui le parti salienti. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che questo concorso ordinario, sarà un concorso informatizzato con una prova scritta con quesiti e risposta multipla sulle conoscenze pedagogiche, psicopedagogiche, metodologiche, informatiche e di lingua inglese. Questo concorso ordinario con questa prova sarà in vigore per tutto il periodo di attuazione del PNRR. Al termine del periodo di attuazione del PNRR ci sarà la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta. L'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera. La prova orale invece sarà volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o per la tipologia di posto, penso per esempio al sostegno. E le graduatorie del concorso ordinario? Bene, queste graduatorie sono prorogate sino al loro esaurimento. Quindi qui molto importante, diventano graduatorie ad esaurimento, quindi non hanno più una scadenza. Con queste informazioni possiamo salutarci per il momento, anche se immagino che ci saranno ulteriori aggiornamenti a questo video così significativo per quanto riguarda sia la formazione dei docenti che il concorso ordinario futuro. Al prossimo video!